Sindaco, allora avete portato a termine un'operazione che immagino abbia trovato grande consenso presso i suoi concittadini e anche degli operatori commerciali. Sì, è una iniziativa che avevamo già in programma durante la campagna elettorale, quella di introdurre la sosta breve gratuita, cioè la possibilità di sostare gratuitamente per 15 minuti anche nei parcheggi a pagamento. Non l'abbiamo potuto fare prima perché avevamo delle vecchie macchine ancora in corso di, diciamo, erano fino alla scadenza dell'appalto, che è scaduto alla fine di luglio di quest'anno, per cui dal 1 di agosto abbiamo cambiato le macchine e abbiamo introdotto questa funzionalità. Qual è stato il sentore un po' dei suoi concittadini? Immagino che qualche feedback l'abbia avuto. Sì, beh, ancora siamo nella fase, diciamo, sperimentale, partita il 1 di agosto, per cui ancora stiamo cercando di far spiegare, di far capire come funziona, però il riscontro è positivo perché chiaramente è una opzione in più. Quindi vi dicevo, per chi deve venire lungo il corso e fare una breve commissione, non so, in farmacia piuttosto che da un tabaccaio, può sostare gratuitamente per 15 minuti. Il parcometro funziona così: per il normale pagamento del pedaggio orario basta inserire la moneta come sempre, quindi 1 euro all'ora o 50 centesimi in mezz'ora. Se invece devo, e questo basta inserire appunto la moneta e premere il tasto, se invece voglio usufruire della sosta breve devo digitare la targa. Questa è un po' la piccola novità che sta creando qualche piccola difficoltà iniziale, però ecco, ripeto, è sufficiente seguire le istruzioni che sono indicate chiaramente nella macchinetta, inserisco la targa e la macchina mi dà lo scontrino per un quarto d'ora. Tengo a precisare che qualcuno fa confusione, non è che se pago un'ora ho un'ora e un quarto disponibile, ecco, devo scegliere la funzione sosta breve gratuita che la macchina mi propone. A quel punto, ecco, vi dicevo, devo inserire la targa, mi lascio lo scontrino e per un quarto d'ora posso parcheggiare tranquillamente. Quanti stalli sono interessati da questo operazione? Allora, noi abbiamo 7 parcometri, che sono 5 qui lungo Corso Garibaldi, più ne abbiamo altri 2 in 2 piazzette, che sono Piazza Dante e Piazza Mazzini e Piazza Petrucci, per cui sono 7 i parcometri che hanno in funzione con questa nuova mansione. Ci saranno, così viene da pensare, riduzioni di introiti? In realtà questo non inciderà secondo lei molto? No, non credo, abbiamo fatto una botta di conti, non dovrebbe incidere, anche perché in realtà grazie a questo nuovo contratto di appalto che abbiamo fatto con l'azienda fornitrice ci hanno fornito anche un ausiliario del traffico che deve intanto aiutare i cittadini, diciamo, nello spiegare la nuova funzionalità delle macchine, ma contemporaneamente deve controllare anche che chi sosta oltre paghi, per cui... Siccome in realtà il corso non era poi controllato più di tanto, perché comunque, come dicevo, abbiamo una carenza di vigili che purtroppo sono in pochi e costretti a controllare tutto il territorio, per cui i controlli adesso lungo il corso saranno più assidui, per cui paradossalmente, o quasi, insomma, mi aspetto che in realtà aumentino le sanzioni, perché comunque i contravventori ci sono sempre.